Ritorniamo, cari amici, alle fave. Abbiamo visto le piantine appena nate, quasi appena nate, no? Che hanno qualche settimana di vita, e ora ci siamo spostati in quest'altro angolo dell'orto dove abbiamo queste piante che vedete sono super fiorite, sono veramente piene di fiori. E accanto a loro, ecco, ci sono anche altri fiori. Se notate questa magnifica pianta di borragine con questi fiorellini azzurrini, vi dico che sono una bontà per le api. Le api amano tanto la borragine e i suoi fiori, quindi se abbiamo un alveare vicino o nella zona, senz'altro le api verranno per succhiare il nettare da questa pianta. Poi abbiamo ancora qui vicino le calendule, anche queste sono dei fiori che hanno tanta bontà. E poi ecco, mi sono messo in mezzo a questa piantagione di fave. Dicevo che sono tanto piene di fiori, noi ci auguriamo che poi diventino anche questi fiori, diventano tanti baccelli con le fave dentro che si possono gustare. Certamente, ecco, molto dipende anche sia dal terreno come anche dalla temperatura, dall'ambiente, dalla situazione climatica. Sappiamo bene che oggi, insomma, è un po' problematico questo discorso, no, del clima, e però noi, ecco, cerchiamo di collaborare a che il clima possa aiutare anche queste piante a crescere e a produrre. Ricordandoci, ecco, che tutto quello che è intorno a noi, come ci ricorda il libro della Genesi, Dio, il Signore, l'ha creato a servizio dell'uomo. Ma l'uomo, ecco, deve rispettare anche quello che sono i tempi, ma anche le possibilità di crescita di queste piante che ci producono, ci danno frutti, anche delle altre piante che poi servono agli altri animali che sono utili a noi, tipo, ecco, diciamo, le api. E penso che tutti quanti sentiamo parlare che le api sono il tornasole, cioè sono il segnale della bontà del nostro ambiente. E nel momento in cui qualcuno dice che nel momento in cui spariranno, non ci saranno più le api, il nostro mondo sarà finito. E quindi rispettiamo sia le api come anche gli altri insetti, gli altri animali, come anche le piante, che se le custodiamo avremo tanto beneficio anche noi. Buona giornata a voi.